Allora, ritorniamo al Silos, questo enorme capannone abbandonato a fianco della stazione ferroviaria. Lo facciamo a distanza di qualche mese per documentare la situazione. Decine di migranti che trovano riparo, ecco, le immagini di Massimo Silvano. Massimo, cerchiamo di mostrare la realtà, la situazione in cui vivono queste persone, migranti provenienti soprattutto, come sappiamo ormai da anni, dal Pakistan, dall'Afghanistan prevalentemente. Tra l'altro, in un angolo in fondo abbiamo trovato anche dei giocattoli, degli abiti molto piccoli, addirittura dei pannolini, che stanno a documentare che ci sono anche bambini e intere famiglie qui al Silos. Ma questa è la situazione in cui queste persone vivono. Guardate le coperte termiche, no? Quelle che vengono date nei centri di accoglienza. E questo enorme capannone è così, pieno di spazzatura. Abbiamo trovato anche boccette, tante boccette di psicofarmaci abbandonate per terra in mezzo ad altri medicinali. Non vi dico l'odore che c'è qua dentro. Tante persone che vivono qui, in queste condizioni, qui a Trieste.